Siamo con Mister Carnevale, la prima sulla panchina del Termoli. Com'è andata? Un pareggio. Ma diciamo come è arrivato a questo punto ce lo teniamo ben volentieri perché ho visto al di là del risultato positivo una squadra propositiva, una squadra che comunque è venuto a giocarsi la partita a viso aperto e a mio avviso ha fatto un gran bel primo tempo dove si meritava qualcosa in più. E diciamo che dobbiamo essere più bravi sotto porta, più cinici e avere questa intensità su tutta la durata della gara. Ecco, infatti nel secondo tempo cos'è cambiato nell'approccio alla partita? Perché nel primo tempo avete avuto anche un'occasione importante per passare in vantaggio, avete pressato molto, poi nel secondo tempo è venuto un po' fuori il notaresco. Sì, ma diciamo che per quello che è il mio credo di calcio è quello che si è visto il primo tempo. Ho cercato di lavorare questi 4 giorni sull'intensità, sulla mentalità. È normale che poi non è semplice tenere un ritmo altissimo per 90 minuti, però bisognava essere un po' più bravi e più lucidi sulla gestione della palla, sul palleggio, perché voglio dire, la squadra ha risposto bene, il secondo tempo si è un po' abbassata. E non ce lo possiamo permettere perché le nostre caratteristiche sono quelle dell'intensità, di andarli a prendere alti e di esprimere un gioco con un ritmo alto. La situazione non è facilissima, insomma, ultimo posto in classifica, quando l'ha preso lei crede nel miracolo, quanto ci crede? Ma sicuramente non sarei qua. Non sarei qua e non credo nemmeno che sia un miracolo. La classifica è cortissima, ci sono più di 20 partite da giocare, il campionato è lungo. Io credo che se si continua a lavorare con questo ritmo, con questa mentalità, credo che ce ne possiamo uscire quanto prima da questa classifica. Ecco, nel finale avete protestato per un contatto in area, come l'ha visto? Diciamo che ero lontano, preferisco non dare giudizi, però a mio avviso il calciatore era in possesso di palla, se non veniva atterrato poteva calciare tranquillamente, quindi però l'arbitro era più vicino di me, ha visto così, ha ritenuto opportuno non fischiare il calcio di rigore e purtroppo è lui che decide, quindi se è finita in pareggio va bene così. Ora si punta a recuperare anche gli indisponibili, Cajazza ed Esposito in primis. Ma sicuramente la cosa importante è recuperare tutti e lavorare, avere più scelte a disposizione, quindi ci auguriamo quanto prima di domenica recuperiamo Cajazza che sconta la terza giornata di squalifica e credo che si recupererà anche Esposito, vedremo martedì come sarà, quindi avere una rosa più ampia ci possono essere più scelte a disposizione.